Oggi è con noi Silvia Paoli, giornalista, blogger, esperta di moda. Quali sono le tendenze eyewear per il 2012? Allora, ci sono quattro tendenze principali nelle tantissime proposte, anche molto diverse fra di loro. Una ho chiamato Playful Details perché sono dei dettagli molto giocosi, divertenti, quindi lenti colorate, montature colorate, glitter e dettagli un po' esagerati. La seconda, all'opposto, è una tendenza clinical, cioè molto pulito, molto minimale, bianco o a mascherina, quasi a proteggersi gli occhi. La terza è un po' fai da te, quindi art and craft, con molti contributi e interventi personali delle singole persone proprio sulle montature. E l'ultima, che ho chiamato Future Vintage, è una reinterpretazione, un remake del vintage, quindi non un'accettazione passiva di quei modelli che hanno funzionato nel passato, ma una riproposizione anche più forte, più aggressiva. Parliamo in particolare della tendenza fai da te, che è molto interessante perché secondo me propone un'idea di moda un pochino diversa, perché non si segue più qualcosa, ma anzi diventa un'introspettiva, una cosa un po' più personale. Sì, qui infatti il tentativo è proprio di andare a contribuire personalmente, a customizzare nella maniera più individuale, più personale, un occhiale che magari può avere anche una forma classica, quindi non deve essere un occhiale esagerato per forza, può essere anche un modello del passato in cui si interviene in vari modi, possono essere addirittura ditate di pittura di un colore a contrasto, oppure ci sono dei casi un po' scenografici dove si vanno proprio a far stampare sulle stanghette degli oggetti o delle foto di cose che ci sono care, come magari un cagnolino, che funziona un po' come un'espressione di sé. Sono occhiali espressivi, quindi, che sono l'opposto appunto di seguire una moda, ma esprimere qualcosa di sé. Questa è una tendenza, secondo me, molto forte, che è, diciamo, in nuce, non è che si troverà in maniera massiccia, perché ovviamente in questo caso ci vuole o l'intervento personale o un intervento a mano, artigianale, di un artigiano che interpreti la tua volontà e che ti possa fare o un colore particolare o delle finiture particolari, che dovrebbero rimanere sempre comunque portabili. L'occhiale è anche un presidio, insomma, alla vista, quindi è importante. Certo. E invece per quanto riguarda i colori, quali sono i colori must have per il 2012? Allora, io tendo sempre a semplificare, quindi le proposte sono tantissime, ma io direi bianco totale, specialmente per le lenti da vista, quindi, cioè con lenti da vista, non le bianche le lenti, ma le montature che si sono trovate da sole, ma nell'occhiale è molto bello, molto pulito. E poi il verde, verde menta, che è anche un po' speranza, no? Quindi è sicuramente di buon auspicio. Grazie mille per essere stata con noi. Grazie a voi.